Ljubljana, la capitale della Slovenia, fu il centro della resistenza, dove c'erano anche i vertici del movimento di liberazione nazionale, anche fu molto ben organizzata con i comitati di liberazione nazionale sloveno, con l'OEF, e molto forti c'erano anche i collegamenti con i dintorni dove operarono i distaccamenti partigiani. Perciò l'alto commissario per la provincia di Lubiana, Emilio Grazioli, e il comandante dell'undicesimo corpo d'armata, Mario Roate, decisero alla fine di gennaio di circondare tutta la Lubiana con il filo spinato per non consentire per tagliare questi collegamenti tra il centro della resistenza e i dintorni. Perciò la costruzione cominciò il 22 febbraio del 42, la circondazione con il filo fu finita già un giorno dopo, però la costruzione di questo cerchio finì appena nel fine del 42, lì c'erano molte fortificazioni, per esempio c'erano in tutto 206 bunker e anche molte postazioni per sorpassare questo confine, questo cerchio. Le conseguenze di questo provvedimento dell'esercito italiano furono che i collegamenti tra Lubiana e l'esterno furono un po' ristretti, e anche i vertici del movimento di liberazione andarono fuori da Lubiana già nell'estate del 42, e anche prima della grande offensiva italiana, la quale fu svolta da luglio al novembre del 42.